Buongiorno, benvenuti a questa rassegna del 7 giugno. Vediamo subito, questo è il microfono, quali sono le notizie fondamentali della giornata. Vi dico subito la verità, la notizia fondamentale della giornata, anzi non è la notizia fondamentale della giornata, è la prima pagina del Corriere di Bologna. Perché la prima pagina del Corriere di Bologna? Perché la prima pagina del Corriere di Bologna fa capire quello che io trovo incredibile di questo paese, e cioè le cose di cui ci occupiamo. Poi ieri è arrivata la commissione Colao che ha detto sburocratizziamo il paese, utilizziamo i risparmi privati per fare dei BTP dedicati, come dice il Messaggero e Di Mito, tutte minchiate, perché questo paese si descrive bene, insomma la classe dirigente di questo paese, con la prima pagina del Corriere di Bologna. E voi direte, che cosa ci sarà mai nella prima pagina del Corriere di Bologna? Presto detto, ci sarà una foto a tutta pagina di migliaia di persone, 1.000 persone, 2.000 persone, non so quanto fossero, a Piazza Maggiore, in ginocchio. Il titolo è migliaia in ginocchio per George, cioè George sarebbe Floyd, sarebbe il ragazzo americano brutalmente ucciso da un poliziotto negli Stati Uniti, e per cui ci sono delle grandi manifestazioni americane che tutti quanti voi conoscete. Magari conoscete più il cognome Floyd del nome George, però il titolo è migliaia in ginocchio da George. E poi c'è un trafiletto sulla destra in cui dice in regione cantieri bloccati per 3,9 miliardi, cioè a Bologna e dintorni ci sarebbero in Emilia 3,9 miliardi di cantieri bloccati dalle nostre minchiate di burocrazie e di disattenzioni. Tra l'altro, se vai a leggere il pezzo, sono cantieri bloccati all'ANAS, quindi una società pubblica, e ad Autostrade, quella a cui noi vogliamo togliere la licenza, cioè lo stesso governo vuol togliere la licenza, per cui non farà assolutamente nulla. Cioè, le priorità di questo paese quali sono? Mettersi in ginocchio, sono qua e non posso urlare, sono in treno, per George e tutti questi di Piazza Maggiore, bolognesi che ieri erano sardine, antifascisti, per la resistenza e dell'Ampi, sono lì che dicono mettiamoci in ginocchio. Molti di loro saranno forse dipendenti pubblici, straordinari maestri elementari, allievi di Don Milani, sono tutti là in ginocchio per Giorgio. Vorrei significare che il problema non è Giorgio, ma è Giorgio che non ha più il lavoro, è Francesco che oggi non avrà più il lavoro, sono 800.000 persone, titolo di Repubblica di oggi, che non hanno ricevuto la cassa integrazione e che secondo questi deficienti si inginocchiano per Giorgio e non per loro, che non hanno un euro. Le due cose sono perfettamente in contrasto, non perché io sia a favore del poliziotto di George, che è una bestia quello che ha ucciso George Floyd, ed è tutto evidente, ma abbiamo arrestato e sanzionato i suoi colleghi, abbiamo visto le manifestazioni in America che sono diventate manifestazioni per rubarsi un iPad, abbiamo visto tutti che condannano quell'omicidio. A noi dell'inginocchiamento degli italiani nei confronti di George interessa zero, quella è una partita tutta americana di cui a noi non ce ne fotte assolutamente nulla. Siamo dei fenomeni a inventarci delle grandi questioni retoriche di massa, non rendendoci conto che il problema è che sono 3,9 miliardi per i bolognesi, 3,9 miliardi di cantieri, per cui quei bolognesi che si inginocchiano saranno in ginocchio per i soldi che non avranno, posto che non ci sarà lavoro, posto che il loro responsabile del commissario straordinario per il Covid, oggi subito rimbrottato dal Corriere della Sera, sempre di Bologna, che cosa dice? Beh, forse abbiamo un po' esagerato col lockdown, a mo' ce ne accorgiamo che abbiamo esagerato col lockdown, lo dicevamo a suo tempo, oggi più o meno tutti quanti se ne accorgono. Beh, oggi è straordinaria, per saltare di palo in frasca, il Messaggero, il grande giornale che fino a ieri ci ha sempre spiegato che nella Lombardia succedeva un casino, poi 401 dei contagi voleva dire che se fai più tamponi ci sono evidentemente più contagi, per una banale semplice regola statistica che a questi non è chiaro. Il contagio non vuol dire assolutamente nulla, cosa che a questi non è chiaro. Durante il periodo invernale ci sono 8 milioni di persone contagiate dall'influenza, muoiono, una parte sì per la verità, ma non fanno notizia. Ma detto questo, il problema non è il contagio, ma evidentemente il decorso della malattia. Ma ritorniamo al Messaggero di oggi, perché che cosa è successo? Ve lo leggo, perché è da pisciarsi dalle risate. Che cosa è successo sul Messaggero di oggi? Abbiamo scoperto che ci sono nuovi focolai. E dove sono? A Roma! Non vi preoccupate, non succede nulla, nel senso che poi li metteranno sotto controllo. Oggi c'è un'intervista a pagina 3 del Corriere della Sera di Locatelli che dice tutto sotto controllo, l'Istituto Superiore della Sanità. Insomma, le questioni pare che non siano emergenziali come un po' di tempo fa, però insomma il clima e l'idea che beccano i focolai a Roma, se fosse successo il focolaio al San Raffaele, non di Roma, ma di Milano, voi immaginate che culo che avrebbero fatto il Zangrillo o che avrebbero fatto tutti gli amichetti, diciamo, della sanità privatizzata lombarda? Che può piacere o non piacere, ma lì c'è
un sovrappiù di paura che vogliono generare tutti quanti con un sovrappiù ideologico che è del tutto evidente in alcuni giornali. Che altro succede? Perché non ci sarà soltanto questo sui giornali di oggi? No, non c'è soltanto questo. Beh, insomma, c'è la notizia che vi ho dato io, che il Repubblica riesce come sempre a tenere la barra sull'economia molto dritta. Devo dire che c'è un pezzo durissimo oggi, il fondo di Giannini sulla stampa, che è da leggere, che dice esattamente le stesse cose. 800.000 dimenticati sarebbero quelli che non hanno la cassa integrazione, a cui aggiungerei quelli che non hanno ancora avuto il bonus dei 100 euro. E poi è quello che succederà quando la nuova cassa integrazione, sono 9 settimane, finirà il 31 agosto, poi al 31 luglio, poi ci avranno tutto agosto libero e poi a settembre hanno altre 4 settimane. E poi, ragazzi, toc toc! Cosa succede quando finisce la cassa integrazione? Qualcuno ce lo sa dire? Se non c'è il posto di lavoro, la cassa integrazione, posto che non può continuare a vita, 15 miliardi al mese non ce li possiamo permettere, cosa facciamo? Continuiamo a pensare alla cassa integrazione o cercare qualche posto di lavoro? Misiani, intervistato, vice ministro, comunque ci mette la faccia rispetto a tutti gli altri dell'economia, dice in realtà non mi risultano 800.000 ma 420.000 ce li dà l'INPS e comunque questi straordinari lavoratori dell'INPS. Si deve sempre dire che è straordinario il lavoratore dell'INPS. Io vorrei dire, saranno straordinari i lavoratori dell'INPS, ma stanno col culetto al caldo, si prendono il 100% del loro stipendio, probabilmente sono stati assunti con criteri un po' diversi rispetto a quelli con cui sono stati assunti i privati, lavorano con una produttività, immagino, straordinaria, che dice Misiani, ma come sono i lavoratori delle aziende private da 8-10 dipendenti, da quelle da 200, quelle che fanno 100 milioni di fatturato qua nella Bergamasca, quelli non sono straordinari perché non danno soldi loro a loro stessi, perché questo fanno l'INPS, sono straordinari i lavoratori, questa grande retorica come quelli che si mettono in ginocchio per George, e i lavoratori del NIMS sono sempre straordinari. Magari qualche volta possiamo dire che c'è qualcun lavoratore nel pubblico che più che straordinario è davvero una pippa. Per arrivare a leggerlo, io vi consiglio oggi uno straordinario pezzo che non trovate sui giornali normali, ma trovate da una preside che si chiama Elena Ugolini, segnatelo, su un sito che si chiama Riparte l'Italia, in cui tra le altre cose spiega come non tutti i professori sono straordinari e tante minchiate abbiamo fatto nel lockdown, e quanto sia giusto in realtà pensare alla scuola a settembre in modo completamente diverso rispetto a quello a cui sta pensando la signora Azzolina, la professoressa Azzolina, la quale tra l'altro viene oggi ben redarguita, secondo me, sempre su Repubblica, da Stefano Cappellini, che dice non si riesce a capire perché la scuola e i tribunali, ma è la scuola il pezzo fondamentale di Cappellini, oggi sia così ignorata dall'attività governativa. Colau penso che abbia una buona idea su come far lavorare i bambini e i professori nella scuola a distanza. Tra l'altro la Ugolini ci ricorda sempre su Ripartire l'Italia, dalle cagate delle plexigas fino all'opportunità di rinnovare l'edilizia scolastica e fino a un fatto fondamentale che le scrive: guardate che è meglio un professore bravo in una classe elevata che tanti professori pippe in piccole classi. E noi di che cosa ci siamo occupati? Della numerosità delle classi più che della qualità dei professori. E poi parla anche dei concorsi. Insomma, viva la Ugolini rispetto ai luoghi comuni di tanti professori. Ugolini, professoressa, dipendente pubblica, ma una che ragiona come tanti immagino che ci siano e che non entra nella retorica del pubblico è bello. Nel frattempo vi segnalo l'ennesima intervista dell'Agenzia delle Entrate, direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini, questa volta la fa al Messaggero. R come riforma. A parte il gioco retorico, bisognerebbe spiegare al suo spin doctor di inventarsene di migliori e alla sua consuetudine nel fare un'intervista un giorno dietro l'altro, dice delle cose ragionevoli, facciamo delle riforme, può essere una buona occasione, non riesco a capire bene quale sia il suo messaggio, anche perché purtroppo non è in mano a Ruffini ma ad altri burocrati, non ha una partita IVA come lui giustamente nota essere, e su questo diamo atto che Ruffini secondo me conosce meglio del classico burocrate dell'Agenzia delle Entrate, non dell'Agenzia delle Entrate, del Tesoro, della Banca d'Italia, come funziona il fisco italiano. E detto questo, un po' più di sostanza, perché se la sostanza non c'è è inutile fare le interviste. Modestissimo consiglio agli spin doctor. Conte non ne ha bisogno perché c'ha Casalino, oggi una chiacchierata dalla macchina con Franco, non Franca, una chiacchierata con Franco, ma di Franca di chiacchierate ne fa ben poche, come si chiama Conte, il quale dice non mi pare di essere accerchiato più di quanto lo fossi nella prima fase del nostro governo, ma insomma neanche la luna di miele, poveraccio, gli ha concesso Salvini nella prima parte del governo. E poi dice guardi, come premier non scavalco nessuno rispetto a questa grandissima, gigantesca vaccata che vogliono fare degli stati generali alla re Luigi XVI, e dice non ho mica scavalcato
Gualtieri, però in questa frase c'è tutto, capito, l'arroganza, secondo me, la prosopopea dell'avvocato che si è fatto re quando dice guardi che come premier non scavalco nessuno, come dire, i premier sono avanti e sopra tutti quanti, cosa che peraltro non è del tutto vera, se mi ricordo bene, il diritto costituzionale. Che altro? Beh, poi c'è una cosa stupenda, la nota alla Milella, ma non è l'unica, cioè il Morra, presidente della commissione antimafia, grillino della prima ora, con i grillini anti Di Maiani, anticriminali, hanno fatto una piccola norma di emendamento al decreto Bonafede sulla riforma della giustizia, per cui vogliono innalzare da 70 a 72 anni l'età del pensionamento dei magistrati. Come mai si aumenta l'età del pensionamento dei magistrati? Beh, una volta, ricorda la Milella, maliziosamente provò a farlo Berlusconi perché voleva salvare un giudice che riteneva amico, e oggi invece Morra non lo fa per salvare dei giudici che ritiene amici, anche se andrebbe in pensione questo Davico che querela tutti quelli che dicono che questa norma è fatta pro domo sua, o Pignatone, perché addirittura è una norma detroattiva, cioè se si è andati in pensione il 30 aprile del 2020 si può ritornare in carica se dovesse passare questa norma di Morra. Cioè questi grillini sono diventati veramente una parodia della Prima Repubblica, doppi mandati, Raggi, insomma sapete bene di che cosa stiamo parlando. Comunque io mi inginocchio a George metaforicamente, ma più che a George mi inginocchio metaforicamente a tutti quanti gli italiani. Sono passato stamattina per la stazione centrale, una specie di mortorio dalla quale non si uscirà mettendo paura a questo paese e lasciando i bambini a scuola. Come dice Cappellini, il triste primato della scuola italiana, la prima a chiudere, l'ultima a ripartire. E questo è quello che sta succedendo in questo paese di cagasotto. Ciao.